Buongiorno a tutti. In Italia abbiamo il vizio di reinventarci sempre le cose che già si sanno, quindi la mia presentazione parte da vedere un attimo molto velocemente cosa fanno gli altri. Negli Stati Uniti c'è un sistema di monitoraggio dei servizi nazionali, che al capitolo rettili anfibi dice che questi animali sono talmente diversi tra loro, hanno delle caratteristiche, delle storie naturali talmente diverse che è impossibile monitorare semplicemente queste specie, il che diciamo non è un buonissimo inizio. Questo manuale statunitense forestale prende in conto il visual census, ovvero osservazione su transetti per una durata di 8 ore uomo su una superficie di 10 ettari per transetto. Però dice chiaramente con questo non riuscirete ad avere dei censimenti affidabili su queste aree. Poi ci sono anche gli anfibi a riproduzione acquatica, ci sono degli studi che comparano diverse tecniche di monitoraggio, ci sono metodi che servono anche a conteggiare gli esemplari, per esempio la cattura tramite guadini su distanze standardizzate, delle trappole che si mettono in acqua per imprigionare gli animali che nuotano in un determinato volume d'acqua, l'utilizzo di nasse, oppure metodi che permettono esclusivamente di dire se una specie è presente o meno, per cui le osservazioni limitate nel tempo o per estensione di superficie o di lunghezza di transetto, l'ascolto, praticamente un censimento al canto, oppure l'utilizzo di registratori automatici per tempi determinati che registrano le emissioni vocali di molti anuri e permettono in un secondo momento di risalire alle specie. Anche questo studio comparato dice che per avere un censimento accurato a livello di presenza di specie in un dato sito bisogna usare delle tecniche miste, perché altrimenti difficilmente si arriva a capo di qualcosa. A questo punto abbiamo capito che un monitoraggio di anfibi e rettili non è propriamente una cosa molto semplice da standardizzare. Bisogna poi a un certo punto chiedersi a che livello si vuole arrivare come precisione del dato e soprattutto anche a che livello noi siamo in grado di arrivare con le risorse e le persone disponibili. Possiamo partire da metodi praticamente non standardizzati, qui come per esempio dati che partono da raccolta dati casuali per l'Atlante Herpetologico Nazionale, che ci permette al limite di avere poi un confronto tra due periodi temporali, metodi molto standardizzati che permettono il conteggio di animali secondo metodologie molto rigide, è quello che usano per esempio in Olanda per contare le libellule, oppure dei criteri intermedi che si basano su dati di presenza-assenza, e sono utilizzati anche in nazioni vicine a noi, considerate abbastanza evolute. I rilievi in campo non standardizzati sono, per esempio, come vi dicevo, i progetti Atlante. Sostanzialmente la gente va in giro, non va in posti prestabiliti, lo sforzo di ricerca non è assolutamente comparabile da un anno all'altro, non ci sono protocolli, uno va in giro e cerca di trovare più specie possibile in una data cella. I siti non sono pertanto selezionati e noi non siamo in grado di dire altro che in quella cella è stata trovata in quel periodo una determinata specie. Ovviamente questi studi hanno un basso valore statistico, si possono poi vedere cambiamenti di areale, ma se sono consistenti, non certamente di piccola entità. Ovviamente rischio di bias molto elevati perché lo sforzo di ricerca non è costante e praticamente non si possono fare quasi analisi statistiche. Per quanto riguarda l'erpetofauna, a livello nazionale più o meno siamo a questo livello qua. Dai dati casuali, se sono tanti, si può provare, ma non abbiamo ancora analizzato la cosa, a tirare fuori dei dati che diano delle idee di trend. Per alcuni animali è già stato fatto con dei risultati non male, soprattutto su quegli animali che sono veramente difficili da censire, come i serpenti, e hanno anche la simpatica abitudine di farsi schiacciare molto sovente dalle strade. Quindi si può presumere che con uno sforzo di campionamento più o meno costante, gli animali trovati morti sulle strade potrebbero darci delle indicazioni, ma questo è un work in progress. Poi ci sono rilievi fortemente standardizzati che prevedono transetti fissi, sopralluoghi annuali, più sopralluoghi durante la stagione, metodi di campo rigidamente prefissati che garantiscono uno sforzo di campionamento più o meno coerente durante tutto l'anno, una selezione di siti stratificata
casuale dal punto di vista dei siti e stratificata per specie e poi conteggi di individui. Chiaramente con questi dati si possono fare molto più cose, però onestamente per quanto riguarda l'erpetologia italiana ci sembra al momento che un livello di questo genere non sia facilmente realizzabile. Per cui abbiamo provato a valutare la possibilità di rilievi parzialmente standardizzati secondo lo schema utilizzato per le liste rosse della comunità elvetica, quindi vicino a noi, quindi già rodate. Si scelgono dei siti, si fanno dei sopralluoghi ogni 2 o 3 anni, si fanno almeno 3 visite all'anno per essere abbastanza sicuri di trovare le specie presenti almeno in una delle loro fasi di sviluppo, soprattutto per quanto riguarda gli animali acquatici. Lo sforzo di campionamento viene prefissato ma è limitato, quindi si possono fare più siti al giorno. La selezione dei siti è casuale e stratificata per specie, la raccolta di dati permette poi di fare di dire presenza assenza delle specie e soprattutto di valutare la contattabilità delle diverse specie, e questo ci permette di avere delle statistiche non molto raffinate ma che danno almeno la possibilità di dire se un dato è attendibile o meno. I rischi di bias sono bassi e le analisi statistiche possono essere effettuate utilizzando modelli di occupancy. Nel 2008 la società erpetologica ha provato a fare questo, quindi un progetto di durata triennale, una prima fase che comprendeva l'estrazione casuale dei dati e la verifica dei siti e una seconda fase che avrebbe previsto i sopralluoghi per sito per valutare la presenza assenza delle specie. Come finalità del progetto era quindi quello di mettere sul campo e anche su carta una rete nazionale di monitoraggio, quindi siti che chiunque a distanza di anni potesse rivalutare, valutare la percentuale di siti alterati, ovvero non più idonei alla presenza delle specie target per cui erano stati selezionati, e valutare lo status delle specie target che erano state scelte. Sono quindi stati estratti dal database nazionale una serie di siti, sono stati suddivisi per regioni biogeografiche e sono stati attribuiti con un numero variabile per le specie cosiddette target, ovvero specie monitorando le quali eravamo sicure che anche le specie banali sarebbero state monitorate in modo significativo per tutto il territorio nazionale. Per fare questo occorreva monitorare 340 siti su tutto il territorio nazionale, che non sono pochi. Queste sono le specie con la regione biogeografica di appartenenza, almeno 20 siti per specie target per regione biogeografica, dava appunto i 340 siti di cui vi ho parlato. I risultati sono stati non molto incoraggianti, nel senso che abbiamo dovuto prorogare di un anno la fase 1, quella della verifica dei siti, per mancanza di rilevatori che andassero a controllarli, mentre la fase 2 non è mai iniziata. Nel complesso siamo riusciti a verificare 193 siti su 340, pari circa al 60%. Questi dati sono stati pubblicati su un lavoro collettivo sulla rivista internazionale della nostra società, Acta Erpetologica. Diciamo che su 99 siti della regione mediterranea, 9 non sono più idonei a ospitare le specie per le quali erano stati individuati, 1 su 12 della regione biogeografica alpina, 13 su 82 di quella continentale. Questi sono i siti che siamo riusciti a monitorare, vediamo che la media nazionale si attesta intorno al 12%, con valori più elevati nella zona continentale ma senza significatività nella differenza tra le diverse zone. Quanto sarebbe costato questo monitoraggio? Ipotizzando di fare 340 siti da visitare 3 volte, 2 siti al giorno, vengono 510 giornate di campo. Una stima molto approssimativa di 200 km al giorno fanno 100.000 km, ve la faccio breve, più o meno sarebbero costati circa 60.000 euro per avere dei dati di presenza assenza con 3 visite per sito, quindi dei buoni dati. Aggiungendo i rettili si potrebbe arrivare a una cifra approssimativa di 100.000 euro da suddividere in 6 anni. Poi uno si chiede anche perché per un lavoro che tutto sommato è istituzionale e quindi è richiesto, uno dovrebbe farlo completamente gratis, quindi sarebbe anche bello poter pagare i rilevatori, e facendo proprio dei calcoli molto spannometrici si arriverebbe a 250.000 euro all'anno da cui si potrebbero togliere un po' di soldi se si formasse del personale degli enti gestori dei siti Natura 2000 che potrebbero fare in autonomia questo monitoraggio.
Sembrano tanti soldi, ma vanno divisi per 6 anni per 20 regioni. Arriviamo a una cifra di circa 2.000 euro a regione ad anno. E soprattutto, ne parlavamo ieri col dirigente della regione Piemonte, sono il costo di una bella rotatoria stradale, quindi come effetto collaterale potrebbe anche essere la riduzione delle rotatorie inutili che si costruiscono ogni anno. Concludo brevemente. Per quanto riguarda le capacità e le possibilità economiche, riteniamo che a livello nazionale si potrebbe sicuramente organizzare un monitoraggio nazionale di rettili anfibi serio, utilizzando questi modelli di presenza-assenza, selezionando le specie, selezionando un minimo di 20 siti per regione biogeografica per specie, da distribuire proporzionalmente sia per numero di specie sia per regione, per estensione della regione biogeografica tra le diverse regioni, e che sarebbe gestibile anche economicamente nel lungo periodo. Mi sento di sconsigliare vivamente di effettuare invece dei tanti piccoli monitoraggi regionali, anche se teoricamente condotti con le stesse metodologie, perché difficilmente arriveremo a dei dati poi veramente elaborabili e significativi. Questo non toglie che le regioni e le province autonome virtuose potrebbero organizzare dei monitoraggi più approfonditi, utilizzando anche delle metodologie più sofisticate, se hanno la possibilità di farlo, però avere una rete nazionale minimale che garantisca ogni 6 anni un reporting serio, sebbene non spaziale, potrebbe essere un ottimo compromesso. Grazie dell'attenzione. Grazie. Grazie mille. Roberto, io volevo proprio evidenziare due spunti da questa presentazione e da quella che hai dato ieri. Perché oggi non è la giornata in cui si chiedono soldi alle regioni, è la giornata in cui stiamo cercando di discutere di come organizzare quello che si fa in maniera più sinergica. Allora, in questo esempio, Roberto, sapete, è uno dei massimi esperti mondiali di monitoraggio di questi gruppi. Si vede come forse organizzandoci meglio potremmo spendere meno e ottenere risultati un pochino più credibili, e questo forse alle regioni può interessare. Però l'altro spunto che Roberto ha citato ieri, che oggi per motivi di tempo non ha ripreso, è che la società erpetologica sta andando nella direzione di utilizzare Ornito, quindi un sistema online i cui dati sono pienamente fruibili anche dagli enti gestori. Quindi io credo che l'altro spunto che penso sia utile poi anche per la discussione successiva è queste attività che il mondo della ricerca mette in campo, come sono utili, come possono essere realmente fruibili per le amministrazioni? Perché se fossero realmente fruibili e permettessero l'utilizzo di dati validati, organizzati, allora forse potrebbero entrare in uno schema mirato a utilizzare al meglio le risorse disponibili, però di questo credo che sia importante poi approfondire gli aspetti. Noi abbiamo in sala anche Roberto Nardelli, che segue la rete Ornito.it, quindi spero nella discussione che questo approccio venga fuori. È stata citata anche da Anna Loi precedentemente. Scusate questo breve.